Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Buongiorno. Oggi si suona di nuovo. Due volte in due giorni, incredibile. Incredibile. O non ci capita per mesi o ci capita tutto concentrato. La stessa settimana. Esatto, un giorno dopo l'altro. E stasera si suonerà a Brosso per una festa di paese. E noi abbiamo il furgone, per fortuna, già caricato da ieri sera. E niente, adesso un po' di strada, un'oretta di strada e via. Ciao ragazzi, stiamo partecipando al rally di Ivrea, in realtà il rally della Val Chiusella col furgone, assistenza tecnica, un furgone pieno di attrezzi. One eternity later. Io lo so, così almeno non posso Siamo arrivati a Brosso e qua la situazione è veramente figa. Noi suoneremo qui, in questa zona qua, adesso stiamo allestendo piano piano. Qui c'è il nostro furgone e qua davanti c'è già un po' di gente. Qua ciao, dicono Ronchino, che è festoso. Io sono arrivato alla fine, ma... Sì, ma non eravamo sul furgone insieme, no. Effettivamente. Comunque, oggi vogliamo incentrare il video, visto che ci avete chiesto, sul significato del nome. Abbiamo fatto un post su Instagram in cui l'abbiamo un po' spiegato. Oggi lo spiegheremo bene, ma dopo che i pifferi avranno finito di suonare. Montaggio del palco finito. E... bisogna provare, ma qua la situazione è figa, perché mi sa che qua si mangia, poi si mangia anche sotto nel paese, tutto dobbiamo ancora capire bene, però... Ma dove siamo, Harry? Diciamolo siamo bene. Siamo a Brosso, che è in Val Chiusella. Quindi dalle nostre parti. Sì, più o meno, un'ora di macchina. Siamo in montagna, raga, fa freddo sì, sì. Guardate Ale che ha già la giacchettina. Da bravo vecchio. E tutti ce l'abbiamo. Sì, sì, oggi stasera si patirà il freddo. Ma in realtà cercheremo di scaldarci facendo muovere i sederini. Andrea, come ci si scalda? Diccelo tu. Facendo shaky shaky. Oppure con la birra. Esatto. Ale sceca sceca. Sì. Guardate che bello, facciamo il soundcheck ma dal computer col mixer. Suona in digitale. Tutto questo perché abbiamo preso il mixer nuovo. È figo, molto figo. Ieri ci ha dato un po' di problemi, ma oggi abbiamo imparato a gestirlo un po' meglio, si spera. E Ale è nostro fonico oggi. Oggi, ieri, domani. Tutta la vita. Ah, si spera che... Ragazzi, se voi siete fonici e volete venire a gratis, scriveteci nei commenti, noi vi accettiamo. Magia. Later. Harry, ma quanto è bello andare... Esatto, andarsene via... dal paese proprio super pieno, lasciando una canzone in napoletano antico. Quella soddisfazione Mato. Grande che sicuramente ti ritrovi tutti gli strumenti dopo. Esatto. Sicuramente ti ritrovi anche la gente che balla dopo. Vabbè, raga, comunque soundcheck andato. Adesso ci stiamo andando a proprio in cuore verso la cosa migliore, sì, della... Vi faremo vedere anche stasera che minchia mangiamo. E Harry è finalmente contento. Esatto. Aspetta che è il mio momento preferito del concerto. Mamma mia, Harry. Cosa si mangia stasera? Stasera si mangia salame. Ma spieghiamo bene. Quello lì... No, ma tu non l'hai preso, lo faccio vedere io. Il salam patata. Mamma mia, questo qua è il salam patata. Per chi non è piemo come Harry... Infatti io non lo mangio. Esatto. È praticamente salame misto patata. E... assaggiatelo e poi ci dite. Un tripudio d'amore. E beh, comunque salami e formaggi. Ci sta, per iniziare poi mi sa che c'è un risotto. No? Ve lo facciamo sapere. Arriva. Pronto, situazione rustica. Buone. Formaggio. Un po' di colesterolo anche stasera. Io lo mi stiamo... sono messo la giacchetta da berger, da pastore di capra. Apposta. Andre, com'è sto salam patata? Approvato, ragazzi. Cucina piemontese, Andre.
A me formaggio. Vabbè, formaggi più e soprattutto vino. A few moments later. Allora, mentre andiamo su per iniziare a suonare, grazie, quasi ora, vi vogliamo spiegare effettivamente cosa significa il nome. Io temo che questa camera non ci riprenda tutto, quindi mi metto dall'altra parte. Vai, vai, vai. E così me lo spiegate e glielo spiegate. Siamo partiti dal concetto di profondità, perché per noi la band, questa band qua, è un mezzo per andare in profondità nelle nostre vite e tirar fuori quello che noi abbiamo dentro. Sì, tutte le volte che schiamo un pezzo alla fine mettiamo sul piatto delle cose abbastanza profonde di noi stessi, che tra l'altro ci fanno conoscere molto bene fra di noi, no? Quindi esatto, mettiamo proprio i nostri problemi lì. Quindi questo concetto di profondità è uno. Poi il concetto di appiglio anche. Sì, no? Sì, esatto. Cioè, la per musica noi è stato... Esatto, è il nostro... In realtà sono arrivato dopo, però la musica per loro tre... Ma anche per te, Andrea. Sì. In altri contesti, diciamo, ma anche che per te. Nelle nostre vite la musica è stata un po' l'appiglio di salvataggio nelle situazioni... Sì, anche un po' negative, esatto, magari, quindi... C'è sempre stata e sempre ci sarà in qualche modo. E abbiamo identificato questo appiglio e questa profondità nell'oggetto boa. Esatto, siamo partiti dal concetto di boa. Poi in realtà siamo stati molto indecisi tra un paio di nomi. Vabbè, comunque boa da solo era... Cioè poteva essere... Rettile. Esatto, poteva essere frainteso con il serpente. E quindi alla fine abbiamo deciso di coniare un nuovo nome, quindi la boa, tutto attaccato, che comunque dà il concetto di boa al femminile. E se il logo che avete visto anche sui nostri social, e lo mettiamo anche a fine di questo video, sì, vi dà l'idea di boa galleggiamento, scrivetecelo qui sotto se ci rispecchia. Ma soprattutto iscrivetevi al canale adesso, che adesso è il canale La Boa. Sento, so che sei stata sincera. Detto guarda che ho un problema, ma non mi sembravi seria. Se si potesse, vorrei tornare indietro per prendermi cura di te.
grazie mille, buonasera Brosso. Siamo felicissimi di essere qua per la festa di San Michele e noi siamo gli... noi siamo i La Boa. Il prossimo pezzo è un pezzo nostro che si chiama Portami a ballare e parla di un'estate siciliana, di quattro amici in tenda con una C1, esatto, a girare la Sicilia. Ho bisogno di partire senza pensare, partiamo senza prenotare, lasciamo a casa discorsi seri, i telegiornali, le scorie dei miei perché. Guidare per ore non è poi così male, mi godo i raggi sul mare, il suono delle cicale, le notti accanto a te. Non fuggire ancora questa sera, aspettiamo che il sole allunghi le ombre. Stappami le braccia, portami a ballare con te. Non fuggire ancora questa sera, aspettiamo che il sole allunghi le ombre. Stappami le braccia, portami a ballare con te. Ragazzi, qua è mezzanotte inoltrata, la piazza è completamente vuota, ci siamo dimenticati di fare una clip. Noi abbiamo già smontato, la serata è andata, direi, bene. Sì, è andata, voi bene, che dite? È andata bene, secondo me abbiamo anche suonato bene, di gente ce n'era abbastanza e si sono anche mossi abbastanza, quindi soddisfatti. Ci muoviamo noi a togliere tutto. Sì, anche perché fa freddo, qua esatto. Siamo in realtà a 800 metri, credo. E si sente. Siamo in montagna. Comunque è andata bene, direi. Io sono abbastanza soddisfatto di questi due giorni, che voi vedrete in due settimane diverse, ma in realtà abbiamo suonato due giorni di fila. E quando si suona due giorni di fila iniziano a rodarsi un po' di robe, si capiscono, i pezzi girano meglio, acquisisci degli automatismi. Esatto, dai. Esatto, esatto. Infatti il problema è che dopo questi due giorni di fila non ne avremo altri, a meno che voi amici non volete che noi veniamo a suonare da qualche parte a casa vostra suonare i campanelli. E se volete questa cosa scrivete nei commenti campanello nei commenti e ci sentiamo e... Sì, metteteci anche l'indirizzo di casa così suoniamo i vostri noi campanelli. Vi mandiamo l'Iban. In ogni caso adesso andiamo a casa perché mi piacerebbe andare a casa, dobbiamo andare a scaricare tutto. Io non so comunque voi, ma partiamo senza prenotare, lasciamo a casa discorsi seri, i telegiornali, le scorie dei miei perché, guidare per ore.